perché oltre al suo libro Il Golpe Europeo, Mario Monti ha detto che qualsiasi governo salirà, questo ben prima della sua decisione, sarà comunque un governo che dall'Italia dovrà necessariamente guardare all'Europa. Forse ci siamo scoperti più attenti all'Europa in questo periodo di crisi dell'euro che in qualsiasi altro momento degli ultimi 10 anni? Ma io mi fermo proprio a questa frase che è stata detta in tempi non sospetti, cioè Monti dice: qualunque cosa accada nell'ambito della politica, il governo italiano sarà, tra virgolette, europeista. Da qua il titolo del mio libro, Il Golpe Europeo. La politica dovrebbe essere, non è, ma dovrebbe essere, almeno quella istituzionale, dovrebbe essere quella che determina il futuro di un popolo, di un paese. Oggi tutto è predeterminato, si corre su un treno, questo treno ha una velocità determinata, ha una direzione ben determinata. E da chi è stabilita questa direzione? Dal popolo? Dai popoli? No, è stabilita dalla Banca Centrale Europea, dai grandi monopoli capitalistici europei, e al popolo, ai popoli si può lasciare la scelta del colore del treno, del macchinista Renzi, Bersani, Berlusconi, Monti, ma la direzione è quella e la velocità è quella, e quindi bisognerebbe dire che questo treno va perlomeno fermato, se non fatto deragliare. Senta, lei... in questo libro cerchiamo di spiegare proprio perché questo. Perché lei è uno, non voglio dire dei pochi, ma lei crede ancora che ci dovrebbe essere la faccia e il martello? Insomma. Assolutamente sì, io credo che oggi i comunisti non ci sono in Parlamento. Ci sono alcuni comunisti che per entrare in Parlamento sono disponibili a entrare dagli sgabuzzini, passando dalle porte laterali. Io credo che se un partito comunista ha da esistere, entra con la propria faccia, con le proprie idee e si entra dal portone principale. Oggi non ci sono per gli sbarramenti, per una legge elettorale che si decide oggi quanto tempo c'è per quante firme ci sono da raccogliere, non si sa se sono 30.000 o 60.000, per una piccola organizzazione, ad esempio come la nostra, non c'è il tempo materiale, a meno che prendendo, come si faceva una volta, le pagine del telefono, noi copiando, noi non l'abbiamo mai fatto, ma era così, noi non intendiamo fare queste cose e quindi non c'è il tempo. Però se esiste una forza politica vera, entra con la sua faccia in Parlamento, dal portone principale. Io credo che oggi l'attualità del comunismo, inteso come un modello di sistema alternativo a questo capitalistico, sia assolutamente vincente, moderno. Le dico, il comunismo lo definirei la gioventù del mondo, perché questo sistema che arriva dal mercantilismo, passando alla rivoluzione industriale, arrivando al capitalismo globalizzato, è vecchio e produce la fine dell'ambiente. Perché se questo sistema capitalistico avesse come consumo delle risorse energetiche per ogni cittadino pro capite americano, lo si espandesse pro capite a tutti i cittadini del mondo, sono calcoli non fatti da noi ma fatti da studiosi americani, servirebbero 5 pianeti. Dato che i 5 pianeti non ci sono, o c'è la distruzione dell'ambiente oppure c'è la guerra come soluzione dei problemi di sovrappopolazione, epocali che ci sono. Senta, lei che cosa ne pensa del Partito Democratico? Attualmente primarie e parlamentarie, fra 2 giorni, insomma, non si riposa. No. Da queste parti, Tommaso Giuntella ne ha una riprova, non si riposa. E questo Partito Democratico che unisce l'anima, diciamo, più a sinistra di SEL con Nichi Vendola, ma che si prepara probabilmente anche ad una co-gestione con ciò che si sta preparando al centro. Guardi, io provo a essere un po' distaccato dall'agone della politica. Conosco personalmente Giuntella, ma e conosco tutti questi queste persone del Partito Democratico. Critico il progetto. Se quello che le ho detto prima è vero, il treno va in una direzione, alla politica spetta solo dipingerlo il treno o scegliere il manovratore, è chiaro che non mi posso infervorare tanto contro un partito o contro l'altro, perché che vinca Grillo o che vinca Bersani o che vinca Monti, il treno va su quelle rotaie, nel senso che è proprio predeterminato. Il pareggio di bilancio in Costituzione fa sì che se io divento Presidente del Consiglio non posso cambiarlo, mi servono i 2/3 della Camera e del Senato, non ci saranno mai più, ci sono stati in questa occasione del golpe europeo. Da cui golpe europeo, come titola? Il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, il Fiscal Compact obbligheranno l'Italia dal prossimo anno a vivere una situazione come questa e in più a pagare 50 miliardi di euro in più ogni anno. Qui? Come fate a parlare di ripresa? Se poi devo assegnare dei voti alla politica, il Partito Democratico, il progetto, gli uomini sono persone per bene, molti li conosco, il progetto del Partito Democratico è il più conseguente a questo
a questo golpe europeo, a stare sotto questi grandi potentati economici. Si sta sbiancando la barba di Giuliano. Dal terrore non delle questo, non ho questo potere e neanche lo eserciterei nel caso suo. Con quelli non coerenti. Con quelli che dicono una cosa, ne pensano e ne fanno un'altra. Un vasto programma, avremo un esercito. Non parlo della politica, per carità, mi permetto di parlare. Ma credo che valga per tutti gli ambienti. Sì, sì, e come no. Saluto, la ringrazio, Marco Rizzo, sono da tutti.